Ciao, sono Paolo e questa è una nuova puntata del format L'ABC delle scarpe. Quest'oggi vi parlo di scarpe neutre e di scarpe stabili. Cosa vuole dire scarpe neutre? Beh, di fatto sono tutte le scarpe standard come costruzione. Ci sono modelli più veloci, meno veloci, quelle con intersuola più spessa, quella più ridotta, più pesanti, più leggere. Non è un problema, sono scarpe neutre. Le scarpe invece stabili sono quelle che integrano al proprio interno un sistema di supporto. Come sia fatto questo sistema di supporto può cambiare in funzione dell'azienda e del tipo di scarpa, ma più in generale si tratta di alcune soluzioni che permettono di contrastare il problema della pronazione. O meglio, non dovremmo parlare di pronazione, che è un movimento naturale del piede durante la rullata, quanto di iperpronazione, cioè quando il nostro atleta ha una posizione dei piedi quando impatta sul terreno che tendono a chiudersi troppo, si piegano le ginocchia di fatto e l'atterraggio avviene spingendo in modo particolare sulla parte interna del piede. Lo si vede facilmente seguendo qualcuno che corre che ha questo tipo di difetto di iperpronazione, anche se poi in realtà tutti parliamo di pronatore, pronazione, scarpe antipronazione, ma dovremmo meglio definirla come iperpronazione. Dopo che ci siamo messi d'accordo sui termini da utilizzare, passiamo alle scarpe. Le scarpe stabili sono quelle che implementano, per l'appunto, delle soluzioni tecniche che aiutano chi iperprona a tornare a una posizione di corsa un pochettino più naturale, di fatto quindi a evitare che il piede ceda verso l'interno in modo clamoroso. Prevedono alcune soluzioni tecniche che permettano all'iperpronatore di pronare di meno o, possibilmente, di non iperpronare del tutto. Come viene fatto questo? Possiamo dire che c'è una scuola vecchia e alcune soluzioni tecniche che recentemente si sono affacciate sul mercato. Partiamo dall'approccio tradizionale, molto semplice: rendere la parte interna dell'intersuola, o diciamo di tutta quanta la scarpa, più rigida rispetto a quella esterna. Che cosa succede? Che io, iperpronando, impatto soprattutto sulla parte interna della scarpa, sulla quale grava la maggior parte del mio peso. Essendo questa più dura rispetto alla parte esterna, va in compensazione e quindi mi permette di iperpronare di meno. Un approccio di questo tipo quindi prevede un'intersuola che può essere a doppia densità, una parte più dura, più rigida, posta all'interno rispetto a quella un po' più morbida posta all'esterno. Oppure ancora può essere presente un po' più avanti rispetto al tallone un inserto rigido solo nella parte interna. In alcuni casi addirittura era proprio un blocco di plastica. Queste soluzioni funzionano bene, ma hanno il problema di rendere la scarpa con una risposta molto particolare che spesso va a inficiare il comfort di corsa. D'altra parte, per gli iperpronatori spinti, l'unico modo è sostanzialmente questo. Ma se noi non iperproniamo tanto, o magari abbiamo un difetto di iperpronazione non marcato soltanto su uno dei due piedi, ecco che corrono in nostro aiuto delle scarpe stabili di nuova generazione. Viene a mancare completamente una suola a doppia densità o un inserto plastica rigido che sostenga la parte interna, a favore di altre soluzioni tecniche un po' più particolari. Ne abbiamo viste in questi mesi, in questi ultimi mesi, alcune implementazioni pratiche e tutte più o meno hanno una linea guida comune. Per esempio, c'è una intersuola a doppia densità, ma in questo caso la parte, diciamo, interna del piede ha un'intersuola più morbida rispetto a quella esterna. Questo perché? Perché in questo modo si facilita una rullata più veloce e quindi lo stare in pronazione per meno tempo. In secondo luogo, il tallone è sempre molto robusto, quindi c'è una conchiglia particolarmente solida che aiuta a sostenere, a tenere un po' dritto tutto quanto la nostra struttura della gamba. In terzo luogo, la pianta del piede è stata allargata proprio perché ha una base più ampia con la quale il nostro piede entra a contatto con il terreno, permette di stabilizzare e di evitare che il piede si chiuda in modo forte all'interno. Altre soluzioni prevedono una sorta di collarino che si sviluppa lungo tutta la parte esterna della scarpa, di fatto a sovrapporsi all'intersuola, tra intersuola da una parte e dall'altra la tomaia. Tutte queste sono soluzioni che migliorano la stabilità della scarpa e aiutano chi iperprona a iperpronare di meno. Per mia esperienza funzionano molto bene anche per i podisti neutri che non necessitano quindi di una correzione, perché costoro troveranno in queste scarpe un buon supporto quando la distanza tenderà ad allungarsi e avranno quindi una posizione di corsa, un impatto sul terreno, una rullata che non sarà più da manuale, ma tenderà magari a pronare un pochettino.
Con queste scarpe la corsa nelle prime fasi sarà assolutamente naturale, senza disagi, senza mancanze di comfort. Mentre quando saremo un po' più stanchi, la scarpa ci sosterrà un po' di più. E questa è una delle innovazioni di questi anni che ha visto il successo commerciale di queste scarpe stabili, ma diciamo non spinte. Non consiglio personalmente queste scarpe però agli iperpronatori, perché costoro hanno bisogno di un sostegno molto molto forte, soprattutto se pesate tanto, perché un peso importante spesso si accompagna a un problema di iperpronazione. Del resto, pesate tanto, un impatto sul terreno fatto con un peso di un certo tipo porta in modo abbastanza ovvio e naturale a iperpronare. Quali scarpe scegliere? Questo sta a voi, dovete vedere se avete un difetto di iperpronazione, quanto questo è forte, se si verifica con entrambi i piedi e soprattutto dopo quanto tempo. Le impostazioni tradizionali delle scarpe antipronazione vanno benissimo per i forti iperpronatori, per coloro invece che pronano poco, magari soltanto su un piede e non in modo eccessivo, vanno benissimo queste nuove scarpe stabili, che vanno bene anche per i neutri che si dilettano magari sulle lunghe distanze e che magari soffrono un po' di fatica e un po' di scomposizione della loro corsa nel momento in cui la distanza si allunga. Ne abbiamo provate diverse di scarpe di questo tipo, trovate nelle pagine di The Running Club e sul nostro canale YouTube le recensioni alle quali vi rimando. Continuate a seguirci qui sul nostro canale YouTube, nei nostri social e ovviamente sulle pagine di therunningclub.it.